Finale di Temptation Island VIP è stato un grandissimo successo, anche se le ultime tre coppie in gara sono scoppiate tutte e tre. Parliamo di Valeria e Patrick, di Ursula e Sossio e di Andrea e Alessandra. Allora andiamo con ordine. Per quanto riguarda Ursula e Sossio, sono passati 21 giorni. Ovviamente i fidanzati sono stati separati, però adesso arriva il faccia a faccia e Ursula, insomma, si altera parecchio e dice: prima di entrare mi hai detto che dovevo essere forte, ma dice: non lo so che cosa volevi ancora farmi vedere più di quello che ho visto. Mi hai fatto soffrire dal primo giorno, con Sara sembravi tu quello che provocava, sembravi tu il tentatore. L'hai corteggiata per 20 giorni e quindi poi sono stati fatti vedere i rispettivi video e insomma le parole volano, c'è un forte scontro e Simona è costretta a interrompere questo confronto e fare il punto. A questo punto Ursula dice: speravo si accorgesse della mia sofferenza, che mi chiamasse per fare il punto della situazione, ma così non è stato. Non posso avere un uomo che pensa solo a se stesso. Preferisco uscire da sola, ma stare bene. Questo è il verdetto di Ursula, che quindi decide di uscire senza di lui. Sossio ritorna al villaggio, c'è Sara, forse sperava chissà che cosa, ma Sara mette un bel paletto e dice: mi sono affezionata, ma non ho quella spinta per andare oltre. Quindi Sossio abbandonato da tutti. E poi Valeria e Patrick, Valeria l'eterna sognatrice, insomma Patrick ha visto una Valeria flirtare proprio con Ivan e quindi è rimasto molto deluso da lei, ma nel confronto al falò la situazione si ribalta, perché è lei ad accusare Patrick e gli dice: hai detto cose che non vere di me, che mi hanno fatto soffrire molto, non sembrava affatto che tu mi volevi bene, tu vivi in una bolla tutta tua, non puoi pretendere amore se non lo dai, devi rinunciare a qualche cosa, replica lui, infastidito, molto infastidito dai video che continuano a fare vedere le effusioni di Valeria con Ivan. Ma Valeriona, la Valeria nazionale, dice: io voglio un principe, un uomo da amare, tu non sei adatto. E quindi anche a questa coppia arrivederci e grazie. Ultima, Alessandra e Andrea, il confronto sembra iniziare bene, ma Andrea dice: tu forse non ti rendi conto, non hai le minime idee, a un certo punto lui dice, di quello che io ho visto. Ti sei fatta gli affari tuoi, anzi ti sei fatta i cazzi tuoi per tutti questi giorni, non ti riconosco, tu non sei la persona che io ho visto in questi giorni là dentro, sono veramente molto deluso. Lei replica: io sono cambiata qui per colpa tua, dopo aver visto come tu ti comportavi. Lui ascolta, ma ovviamente resta sulla sua posizione. Alessandra incalza e dice: il tentatore, diciamo così, mi ha ascoltata, mi ha capita e mi ha fatto ridere. Quindi il problema principale è poi anche questioni pratiche. Lei vorrebbe che lui si cercasse un lavoro stabile per progettare poi una vita insieme, una famiglia, mentre lui piace andare in discoteca e insomma vivere un po' così. Alla fine Andrea dice: esco da solo, dichiara, e ad Alessandra non resta che scoppiare in lacrime e accettare la decisione di Andrea.